Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura come ogni sera i dati dei nuovi positivi sono 2.171 in Toscana, ieri erano 1.863, 17.012 a livello nazionale. E guardiamo le terapie intensive. In Toscana meno 1 rispetto a ieri, sono 110, invece sono più 76 a livello nazionale. Andiamo a vedere nel dettaglio nelle province. In Toscana abbiamo 679 a Firenze, il dato più alto, il più basso è più 31 a Grosseto. Lasciamo i dati. Partiamo parlando però ancora di coronavirus. Alle 18 giù le serrande, Chiara Valentini oggi si trovava a Firenze, vediamo. Ore 18, si abbassano le serrande, le porte vengono chiuse, gli ultimi avventori lasciano i locali. Da oggi fino al 24 novembre bar, ristoranti, locali chiuderanno alle 6. Alle 6 l'ultimo scontrino, poi si chiude. Marco Valenza, titolare di Pascoschi e Gilli in Piazza della Repubblica, anche voi ovviamente non fate eccezioni. No, non facciamo eccezioni, ci mancava il colpo di grazia, ora ce l'hanno dato. Veramente, siamo desolati come categoria perché insomma passa che praticamente il virus si prende solo al bar, insomma non si prende in tranvia, non si prende nei mezzi pubblici, negli altri settori, e questo un po' ci scoraggia. Che cosa significa per te dover chiudere alle 18? Alle 18 ci hanno ammazzato l'aperitivo, tutto, i locali, ogni cosa, la vita notturna. Ma noi abbiamo aperto oggi a giusto per essere, non lasciare le serrande giù, quindi saremo aperto finché che va. Tra le varie proteste organizzate in questi giorni, Confesercenti è la prima a scendere in piazza per protestare contro questo DPCM. E lo facciamo oggi in un momento molto simbolico per il nostro paese. Fra qualche minuto si chiuderanno, si spengeranno le luci di questa città, dei pubblici esercizi, dei bar, dei ristoranti, vittima di un DPCM che mette in grandissima difficoltà oltre 90.000 imprese di questa regione. Siamo voluti scendere in piazza in maniera pacifica, seria, per raccontare un disagio, una difficoltà profonda che sta investendo le imprese di già fortemente martoriate da mesi di lockdown e difficoltà che durante l'estate sembravano passate. Con il DPCM di queste ore siamo tornati nuovamente in grande difficoltà e lo stanno diventando difficoltà grosse anche per chi opera nel mondo del commercio. La chiusura di palestre, di piscine per esempio, di cinema, sta mettendo in grande apprensione moltissime filiere di questa regione. Il vero snodo, il problema è il trasporto pubblico e la scuola, che è stato deciso verrà fatta in parte a distanza, non più in classe. Ordinanza del presidente Giani, tutti i dettagli in questo servizio di Gigliola Caridi, vediamo. Coronavirus, sfondata quota 2000, è la prima volta che si registrano così tanti contagi in Toscana, ma non aumentano le terapie intensive. 13 i decessi. Intanto il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, firma una nuova ordinanza sui trasporti al 50%. In arrivo dalla regione 4 milioni di euro per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale in modo da diluire la presenza di passeggeri a bordo dall'80% attuale al 50%, un intervento per potenziare con auto, noleggiatori, bus turistici ed altri mezzi quello che è il sistema ordinario dei trasporti pubblici locali, in modo da garantire, anche se diminuiscono gli studenti, più mezzi perché questi possano stare in sicurezza. I nuovi mezzi che saranno messi a disposizione, ha spiegato Giani, saranno calibrati da comune a comune. Noi fissiamo le risorse, fissiamo la disponibilità dei mezzi, fissiamo quanto deve essere la presenza dei mezzi, poi sarà un lavoro che faremo comunque comune per comune. Riguardo alla scuola, Giani ha affermato: noi avevamo pensato per gli studenti al 50% di lezioni fatte in modalità di didattica a distanza. Il DPCM, quindi il governo, ce lo porta al 75%, non possiamo che prenderne atto. Mi dispiace un po' per quel che riguarda la situazione delle prime e delle quinte classi, però la situazione che c'è dal punto di vista sanitario non mi porta che a rispettare la linea del governo. Sulle fughe in avanti che possono fare le regioni, ha aggiunto Giani, ovvero più restrizioni, io ritengo che le restrizioni che arrivano dal DPCM sono così tante e dolorose che non me la sento di assumerne altre.
Ora andiamo in provincia di Pistoia. San Marcello riapre il reparto Covid e per quanto riguarda la RSA di Maresca, diventata zona rossa. Il sindaco spiega che soltanto uno dei 74 positivi è grave ed è ricoverato al San Jacopo. Il reparto di medicina dell'ospedale di San Marcello sulla montagna pistoiese tornerà ad essere come nella primavera scorsa il reparto Covid a partire dai prossimi giorni. Lo rende noto il sindaco di San Marcello Piteglio e presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo. Questa scelta, spiega, si rende necessaria per ospitare il crescente numero di contagi che stanno aumentando anche sul nostro territorio montano, considerando che l'ospedale San Jacopo di Pistoia si sta velocemente riempiendo. È un contributo importante che la nostra montagna ancora una volta è chiamata a dare in un momento di emergenza. Abbiamo chiesto e ottenuto rassicurazione, afferma il sindaco, sul fatto che rimarranno attivi tutti gli altri servizi ospedalieri, punto di primo soccorso, CUP e ambulatori con percorsi protetti. Per quanto invece riguarda la RSA Villa Guidotti di Maresca, diventata di fatto zona rossa dopo che 74 tra ospiti e operatori sono risultati positivi al coronavirus, il sindaco spiega che per quanto riguarda gli ospiti solo uno è in condizioni critiche, ricoverato al San Jacopo, e che rispetto a quelli all'interno della struttura non sarebbero stati rilevati problemi ulteriori a quelli già noti e attenzionati. Il sindaco riferisce inoltre che c'è stato un incontro tra l'ASL e la RSA per organizzare al meglio tutto il sistema dei servizi. Al momento la situazione, pur nella sua complessità, conclude il sindaco, dovrebbe essere sotto controllo, anche se il quadro è in continuazione. Continua evoluzione. E non è soltanto un problema sanitario, questo di Covid è anche economico. Pensate che alla fine del 2020 di quest'anno la Toscana rischia di perdere 90.000 posti di lavoro. È il grido d'allarme della CGIL. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Senza il blocco dei licenziamenti la Toscana rischia di perdere oltre 90.000 posti di lavoro a fine anno, mentre un nuovo lockdown costerebbe alla regione 2,4 punti di PIL, con valore inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2008. E questo è il quadro sull'economia toscana che emerge dal terzo focus IRES 2020 presentato nella sede di CGIL Toscana a Firenze. Questo scenario è uno scenario che vede la Toscana particolarmente colpita in tutte le sue aree, in tutte le sue province, con un elemento che può apparire quasi contraddittorio e paradossale, che andranno peggio, secondo le nostre stime, il nostro studio, le aree che normalmente vanno meglio, cioè la Toscana centrale, l'area metropolitana, avrà dei saldi negativi peggiori rispetto a un andamento migliore di tutta la fase pre-virus e pre-lockdown. Mentre invece la parte della Toscana meridionale e la parte della Toscana costiera inciderà meno questa vicenda, perché il quadro era già in qualche modo deperito precedentemente. Fin quando non ci sarà un definitivo rasserenamento dal punto di vista sanitario, sarà difficile che si possa riavviare un ciclo economico positivo. Anche le ipotesi di rimbalzo positivo nel 2021 probabilmente andranno riviste alla luce di questa nuova situazione di parziale chiusura delle attività. Intanto sono in aumento anche i numeri delle richieste di cassa integrazione nel periodo della pandemia Covid. Protestano i ristoratori dei pubblici esercizi, ma fanno anche delle proposte. Vediamo. Ci sarà anche Firenze, tra le 10 città italiane nelle quali i gestori dei pubblici esercizi organizzati nella FIPE manifesteranno mercoledì mattina la loro contrarietà alle misure del nuovo DPCM che impone la chiusura alle 18. In Toscana il comparto è rappresentato da circa 22.000 imprese, delle quali almeno 3.000, secondo FIPE e Confcommercio, sarebbero a rischio sopravvivenza entro il 2020. Di condanna a morte per il settore parla l'Associazione Ristoratori Toscani, gruppo che rappresenta 1.000 aziende a Firenze e 15.000 in Toscana.
Lasciare la possibilità di rimanere aperti a pranzo è inutile visto il consistente smart working che ha svuotato gli uffici, spiegano, annunciando una marcia verso Roma il 4 novembre. Credono poco all'annuncio di misure di ristoro adeguate fatto da Conte. Nei mesi scorsi è arrivato solo il contributo di un mese a fronte di 3 di chiusura e altre misure non sufficienti alla sopravvivenza. La richiesta al sindaco Nardella è invece quella di aprire la ZTL dalle 12 alle 14 per favorire l'entrata in centro per il pranzo. In generale è comunque l'intero settore del terziario a soffrire. Il 72% delle imprese, sottolinea Confcommercio, dichiara che non potrebbe sopportare un secondo lockdown. Per la prima volta in 10 anni il terziario in Toscana vive un brusco stop. L'apertura di nuove attività è calata del 19%, nel turismo del 67%. C'è ancora un margine di modifica del DPCM, dicono, anche per questo saranno in piazza Duomo mercoledì. Quello che dispiace è che non si prende atto della realtà dove il virus si propaga altrove. Non si capisce perché in un pullman di 16 metri quadrati si possa stare in 40, in un negozio di 16 metri quadrati, la stessa superficie, si possa entrare non più di 2 persone. Il Presidente del Consiglio e poi anche il Ministro dell'Economia hanno rassicurato circa misure di ristoro che arriveranno subito, già a metà novembre. Questo rassicura anche voi? Ma guardi, che vuole ristorare, io avrei preferito che ci avessero lasciato lavorare. E andiamo proprio per parlare di questo a Viareggio. Un DPCM scellerato fatto dal giorno alla notte, noi abbiamo chiuso con i frigoriferi pieni, investimenti fatti. Bisogna ribellarci a questo modo di fare politica che non va bene. Manifestare oggi per non chiudere domani. Gli esercenti di Viareggio dicono no all'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e domani mattina, martedì alle 10, manifesteranno pacificamente, fanno sapere, in piazza Mazzini, una sedia come simbolo della mobilitazione. Ristoratori, baristi, titolari di gelaterie, ma anche di molte altre aziende che temono per il futuro, scenderanno in piazza. C'è molta rabbia anche perché ci sono state dette di fare determinate cose, quale igienizzare il locale, comprare le seggiole, allargare i tavoli, fare distanziamenti. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per il distanziamento sociale. Abbiamo fatto in maniera che i nostri clienti non venissero né contagiati. Abbiamo fatto le registrazioni, abbiamo fatto tutto che questo governo ci ha chiesto, da un giorno alla notte ci vengono a chiudere. Ma io dico, per cosa ci chiudete? Allora il giorno si può lavorare e la sera no? Mi spiegate cosa cambia dal giorno alla sera? Restare aperti a pranzo non risolve il problema, incalzano. È una presa in giro perché se la gente lavora da casa noi non abbiamo nessuna clientela da servire a pranzo. E intanto c'è chi manifesta la volontà di non rispettare il decreto. Penso che sia la strada giusta quello di una disubbidienza civile a questo DPCM. Quindi restare aperti anche dopo le 18? Sì, restare aperti. Restare aperti per continuare a essere aperti anche dopo. E a Livorno c'è l'allarme dei camionisti per le trattorie chiuse la sera. E il sindaco di Firenze, Nardella, dice che i soldi devono arrivare subito, presto, come promesso dal governo. Intanto apre una task force e dice servono terapie intensive. Vediamo. La situazione è piuttosto seria, va monitorata con grande attenzione, siamo in costante contatto con l'ASL, i direttori degli ospedali, la Regione Toscana. Questa mattina ho riunito la task force per l'emergenza Covid che consulterò ogni giorno in modo da valutare le azioni da prendere in esame. Si stanno praticamente esaurendo tutti i posti Covid di terapia intensiva,
Ho parlato oggi con il direttore dell'ospedale di Careggi e con il direttore dell'ASL dell'area fiorentina e nei prossimi giorni gli ospedali della città e dell'area metropolitana metteranno a disposizione nuovi posti letto per la terapia intensiva. Il decreto del governo, come dire, va preso per quello che è. A me non interessa aprire una polemica, fare recriminazioni. Prendo alla lettera l'appello del presidente Mattarella al senso di responsabilità delle persone e all'unità istituzionale. L'unico nostro avversario è il virus. Certo, ci sono alcune cose che a mio avviso vanno fatte. Da sindaco sono abituato a ragionare concretamente. Stante questo decreto, credo che le priorità siano ben precise. La prima è che gli indennizzi arrivino presto, che per questo in Consiglio Comunale presenterò questo pacchetto di aiuti, in parte già annunciati, in parte nuovi, ma che nel complesso ammontano a 1,5 milioni di euro. Sono gli ultimi soldi che ci sono rimasti per l'esercizio del bilancio di quest'anno. Distribuiremo questo 1,5 milioni nell'arco dei prossimi 60 giorni, perché bisogna essere molto veloci. A proposito dei controlli della Polizia Municipale, voglio anche esprimere la mia vicinanza e solidarietà agli agenti del nostro corpo, donne e uomini che si stanno impegnando con il massimo dell'energia e della dedizione e che sono state oggetto in queste ore di un vero e proprio linciaggio mediatico, solo perché hanno cercato di far rispettare le regole verso una persona che si rifiutava chiaramente di indossare la mascherina. E a questo proposito, la donna fermata senza mascherina ha deciso di querelare i vigili di Firenze. Il legale dice un intervento cruento, una querela anche per il cane maltrattato. La donna chiede l'immediata sospensione dal servizio dei vigili implicati. E andiamo a Pisa, dove il sindaco dice il DPCM penalizza intere categorie. Vediamo. Vedo un futuro molto complesso, d'altra parte la pandemia ha raggiunto la curva che utilizzano gli epidemiologi, è sicuramente non buona, si doveva intervenire. Così il sindaco di Pisa Michele Conti, a fronte dei dati che mappano la diffusione del coronavirus in Italia, aggiunge però delle considerazioni. Sono però sulle attività, perché la chiusura alle ore 18 di ristorazione, dei ristoranti, secondo me è una presa di posizione molto forte. Tanti dei nostri ristoratori cittadini erano già ben organizzati e potevano tranquillamente continuare a dare un servizio che avrebbe a loro garantito sicuramente un incasso, così diventa molto complesso e complicato. E poi vorrei aprire anche una parentesi sulla questione dei teatri e dei cinema, in modo particolare dei teatri. La cultura che nella nostra città, come in tante altre città capoluogo, è cosa molto importante. Noi si chiude i teatri, il Teatro Verdi, ci sono stato qualche giorno fa per l'approvazione del bilancio, un soffitto altissimo, un distanziamento già garantito con tutta una serie di procedure, i palchetti all'interno del quale si può entrare in massimo due. Si poteva, credo, poter far vivere questo settore. Io su questo faccio anche un appello al governo centrale. Gli aiuti sono stati promessi, ma ci auguriamo che questi ristori, ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri parlava di bonifici veloci, che ciò avvenga, perché le nostre imprese sono in grossa difficoltà. Una città come la nostra, che regge le imprese sul turismo, se non arrivano dei ristori veloci, la situazione sarà veramente molto complessa. E oggi primo consiglio comunale a Firenze per le nuove assessore Benedetta Albanese del PD e Elisabetta Meucci di Italia Viva, che entrano nella giunta per sostituire Cristina Giachi e Andrea Vannucci, che sono stati eletti in consiglio regionale. Come vice sindaca entra Alessia Bettini al posto di Giachi. Il DPCM deciso dal governo chiude i teatri, chiude i cinema. Andiamo ad Arezzo, dove il cinema Eden dice chiudiamo con rammarico. Con un messaggio web ai propri spettatori, il Cinema Eden ha annunciato che da oggi, lunedì 26 ottobre, si chiudono nuovamente le sale. Chiudiamo per decreto, scrivono, per contrastare il dilagare della pandemia. Speriamo serva a qualcosa a chiudere un luogo fino ad oggi sicuro, anzi tra i più sicuri, dove distanziamento e rispetto delle regole ci hanno permesso di vivere eventi ed esperienze entusiasmanti, nonostante tutto. Chiudiamo con grande rammarico dopo gli sforzi e gli investimenti fatti insieme alle nostre
ai nostri colleghi, per rendere le sale luoghi sicuri e sanificati. I fatti, oltre a numerosi studi, hanno dimostrato come non esista nel mondo un solo caso di contagio riconducibile ad una sala cinematografica. Speriamo almeno che questo ulteriore sacrificio, l'ennesimo richiesto al mondo della cultura, contribuisca a rendere meno problematica la gestione di questa difficile fase che stiamo attraversando. Speriamo di rivederci presto in sala per tornare ad alzare la testa e ad illuminarci della luce riflessa dallo schermo, conclude il messaggio. E stop anche la stagione teatrale augurale pistoiese, annunciata proprio pochi giorni fa. Saltano anche gli appuntamenti per bambini e la musica. Vediamo. L'Associazione Teatrale Pistoiese sospende la stagione autunnale di prosa e per ragazzi recentemente annunciata dopo che il DPCM del 24 ottobre ha disposto misure anti-Covid ulteriormente restrittive, prescrivendo la sospensione di tutti gli spettacoli nei teatri fino al prossimo 24 novembre. La notizia coglie l'Associazione Teatrale Pistoiese proprio all'apertura di una ricca e articolata stagione autunnale di prosa, musica e teatro per ragazzi. Recentemente annunciata e già accolta in prevendita con ottimo favore da parte del pubblico, che ha confermato il diffuso desiderio di tornare a condividere occasioni di cultura e di intrattenimento di qualità, spiega l'associazione, aggiungendo che si tratta di un provvedimento di cui l'ATP prende atto, ma che, come l'intero comparto dello spettacolo dal vivo, non può condividere. L'Associazione Teatrale Pistoiese spiega che in questi mesi e già dall'estate rigore, precisione e cura sono state le parole d'ordine, garantendo al pubblico una fruizione degli spettacoli in totale tranquillità. L'ATP cita inoltre un recente studio dell'AGIS che ha monitorato durante l'estate gli eventi di prosa, danza e musica e che ha evidenziato come la percentuale dei contagi in questo contesto sia risultata prossima allo zero, una testimonianza che gli spazi dello spettacolo si sono dimostrati luoghi sicuri. Insomma, chiude la stagione autunnale anche a Pistoia, invece rimangono aperti i musei e il direttore degli Uffizi dice c'è stato un calo dei turisti, ma è normale perché qui non c'è un sovraffollamento. Vediamo. L'ultimo DPCM ha chiuso teatri, cinema, ma ha lasciato aperti i musei. C'è stato comunque un calo agli Uffizi, lei che percezione ha e si è preoccupato? Allora, io sarei preoccupato se non avessimo avuto un calo. Il calo dei visitatori che noi registriamo prima in forma di una flessione già durante il mese di settembre, ma adesso proprio come un calo è la cosa naturale. Tuttavia la presenza di persone che vengono nei musei è giusta, perché comunque qui c'è molto meno affollamento che non per le strade, molto meno affollamento che non nei supermercati. Le compresenze sono davvero estremamente basse. Da martedì a venerdì i musei sono quasi deserti, quindi tutto diverso da cinema e teatri, ovviamente. Lasciamo per il momento Covid, allontanata dalla figlia di 11 anni a seguito di un'inchiesta per maltrattamenti in famiglia che è finita poi con l'archiviazione. Quanto accaduto a una quarantenne residente nella provincia di Firenze, la donna africana era accusata di aver sottoposto la figlia a riti tribali e di voler riportare nel suo paese di origine per sottoporla in fibulazione. Accuse però non sorrette da prove, secondo la Procura di Firenze, che ha chiesto e ottenuto l'archiviazione della posizione della donna. Però, secondo quanto spiegato dal legale, nonostante le contestazioni a suo carico siano cadute, al momento la donna può vedere la figlia solo una volta alla settimana. E Firenze, prima per furti in abitazione e negozi nella classifica del Sole 24 Ore, Firenze provincia si trova a suo malgrado sul podio della classifica sugli indici di criminalità diffusa dal Sole 24 Ore, che fa queste indagini. La classifica vede proprio Firenze al secondo posto. Restiamo a Firenze, ma per parlare di andiamo a Palazzo Pitti, un'esposizione speciale per celebrare il rientro a casa di Leone X dopo la grande mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale a Roma, e poi c'è anche un'importante notizia. Vediamo.
Il dipinto di Leone X fu interamente opera di Raffaello. È forse questa la novità più importante emersa dopo il lungo restauro dell'opificio delle pietre dure sul capolavoro del genio Urbinate. Grazie alle molte tecniche di indagine preliminare è stato possibile rintracciare integralmente la trama del dipinto disegnata in origine da Raffaello e stabilire che anche i cardinali alle sue spalle, Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi, sono stati immortalati dalla sua mano, cosa che alcuni in passato avevano messo in dubbio. Non finisco mai di meravigliarmi dell'incredibile abilità tecnica che Raffaello ha. Qui ci sono dei dettagli della resa dei materiali che hanno dell'incredibile, la differenziazione tra le tessuti in seta, velluti, damaschi, il metallo, ma avete visto il riflesso della luce sulla palla d'ottone della sedia, o il campanello, o il codice minato, delle cose che arrivano a dei vertici assolutamente impossibili per chiunque altro in quell'epoca, se non questo grande genio di Raffaello. Il dipinto, arrivato da Roma dopo la grande mostra dedicata a Raffaello alle scuderie del Quirinale, torna a Firenze e l'imponente lavoro dell'opificio, che si era reso necessario per la presenza di numerosi piccoli pericolosi sollevamenti degli strati pittorici originari, vale una mostra nella Sala delle Nicchie della Galleria Palatina di Palazzo Pitti fino al 31 gennaio. La grande mostra monografica per il cinquecentenario a Roma, circa un terzo delle opere esposte venivano dagli Uffizi, più della metà delle opere pittoriche esposte dagli Uffizi. Adesso chi non abbia visto quella mostra oppure chi volesse rivedere queste opere, qui abbiamo una mostra permanente di capolavori di Raffaello. Al termine della mostra, il ritratto di Leone X tra due cardinali troverà collocazione nella Sala di Saturno dello stesso museo, in compagnia di una serie di capolavori dell'Urbinate, tra i quali i ritratti di altri due importanti prelati, quello di Papa Giulio II e quello del Cardinal Bibbiena. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport.